Membri della Galassia del Nord, oggi in questo video vi propongo una recensione generale sul manga di Bleach con un focus sull'ultimo arco narrativo. So che avevo detto che non avrei trattato il manga, ma comunque me lo sono recuperato in tempi record, mai fatta una rushata così, così da potervene parlare con questo video, e vi dico che prossimamente aprirò una nuova serie chiamata Soulcast, dove praticamente vedremo tutte le curiosità su Bleach. Per il momento ho circa 10 video in progetto, e niente, vediamo un po' come va, se riuscirò a portarla a termine, se vi piacerà. Bene, detto questo, direi che possiamo iniziare. If you wanna see some action, gotta be the center of attraction. Make sure that they got their eyes on you, like the face that you see on every magazine. You know this is where you gotta be. It must be your destiny. Now you feel like number one, shining bright for everyone. Ok, la smetto. Allora, nel complesso Bleach lo reputo un buon manga, un po' prolisso su certi punti di vista, certe battaglie magari fin troppo allungate, sia per chi legge comunque il prodotto tutto ad un fiato come ho fatto io, sia per chi lo legge o lo ha letto settimana per settimana. Apprezzo il tratto del mangaka Tite Kubo, anche se credo che la storia nel complesso abbia dei grossi vuoti. Troppo spesso inoltre ho notato che gli schemi sono ripetuti nel tempo, gli stessi schemi, senza il minimo sforzo per modificarli. Un esempio può essere che troppi personaggi nemici vengano lasciati al caso, servono giusto per far combattere quei personaggi che altrimenti non farebbero niente all'interno dell'arco, secondo me senza dargli il giusto approfondimento e il giusto spessore nella trama. La serie è stata pubblicata su una rivista indirizzata agli adolescenti, ovvero una rivista shonen, e riprende tutte le particolarità tipiche presenti nei battle manga. Con il tempo ho capito che forse, anziché seguire il manga per la trama, sarebbe molto più proficuo seguirlo per i combattimenti ed il world building, quest'ultimo costruito nei minimi dettagli sia per quanto riguarda le razze che per i potenziamenti, anche ovviamente con le varie dimensioni che lo compongono. Ebbene, adesso parleremo dell'arco della Thousand Years Blood War. Nel complesso questo è un arco ricco di eventi interessanti. Vi ricordo che le parti di trama precedenti l'ho già analizzate nei due video pubblicati che riguardano l'anime. La storia è la stessa del manga, quindi non ho altro da aggiungere. Allora, questo potrei descriverlo forse al meglio dicendo che è il tipico arco di Bleach. Si rifà molto all'arco degli Arrancar e presenta purtroppo gli stessi problemi. Come citato in precedenza, appunto, i personaggi nemici, che sono numericamente molti, però di fatto non servono poi a tutto sto granché, se non a far combattere gli altri personaggi. Poi ovviamente una scrittura molto veloce sul finale dell'arco, con magari combattimenti importanti non approfonditi a sufficienza, solo che il tutto viene un po' arricchito da molti power up interessanti che fanno dire wow, che bel personaggio, che bel potere, che bella crescita. Ciò però purtroppo sta a significare che Tite Kubo non ha imparato dai propri errori, oppure non ha voluto farlo. Semplicemente potrebbe aver detto: a me piace scrivere così e scrivo così. Il finale l'ho trovato molto lineare, nulla di così eclatante, ma comunque a me piacciono sempre quei finali un po' positivi. Cioè, se dovessi avere un finale negativo non mi piacerebbe. Un finale con un colpo di scena, beh sì, sarebbe interessante, però secondo me questo finale qui non è da buttar via. Purtroppo ho visto tantissime recensioni negative sugli ultimi capitoli che sinceramente non condivido. Tra l'altro adesso è uscito un capitolo one shot recentemente che dovrebbe far presagire ad un sequel della storia, ma di questo ne parleremo poi in un altro video. Quindi questo che ci è stato mostrato potrebbe non essere il vero finale della storia. Beh, ora spoiler, vi darò ben 3 secondi per lasciare il video se non volete informazioni. Se invece siete ancora rimasti qui, beh, iniziamo. L'inizio, mi riferisco ai primi 2 capitoli, è abbastanza lento e inutile, perché vediamo dei personaggi che sinceramente non ce ne frega nulla, dei personaggi totalmente inutili, e questi sono Shinigami che servono giusto per farci vedere quanto sia figo Ichigo rispetto a loro. Fortunatamente però l'arco si anima con i capitoli successivi, dove ci sarà una battaglia all'interno dell'Ueco Mundo, dove rivedremo dei personaggi che credevamo morti in realtà, o meglio io li credevo morti, però rivedremo anche personaggi interessanti come Neliel. Ma cosa sta succedendo? Beh, allora ci sono altri personaggi che credevamo morti, estinti, ovvero i Quincy,
che si sono impadroniti dell'eco mondo e hanno fatto di esso la loro base. Cosa vogliono fare? Innanzitutto credo vogliano sterminare gli Shinigami, perché c'è questa guerra che c'è da sempre praticamente tra Quincy e Shinigami. Però il capo dei Quincy, ovvero Ewatch, ha un piano che è simile a quello di Aizen, ma è ben più grande. Cioè lui non vuole solamente rifare la Soul Society, lui vuole rifare tutto quanto il macrocosmo di Bleach. Comunque, mentre vi sono alcuni scontri all'interno del Hueco Mundo, alcuni Quincy attaccano la Soul Society, sterminando molti Shinigami, causando morti anche di personaggi che reputavamo comunque molto importanti all'interno della trama, come ad esempio Yamamoto, il capo degli Shinigami, che svelerà il suo Bankai, che, signori, è secondo me veramente figo. Tra l'altro i Quincy avranno anche l'abilità di rubare il Bankai degli Shinigami, quindi molti personaggi con un Bankai potente come Byakuya o come Itsugaya verranno privati di esso. Ci sarà molta tensione nell'aria su chi resterà in vita e su chi invece morirà, mentre il ruolo di Ishida all'interno di questo arco è semplicemente quello di falso villain, perché appunto verrà reclutato da Ewatch per essere poi il suo successore una volta che scomparirà. Anche se sta cosa sinceramente non l'ho capita, perché comunque Ewatch, vedendolo sul finale, non credo avesse bisogno di un successore, però comunque robe che vedremo dopo. In realtà comunque Ishida sarà intenzionato a tradire i Quincy e, diciamo, a salvare le chiappe ai suoi amici. Però comunque dopo la sconfitta vi è sempre un allenamento, ed ecco qui la seconda parte dell'arco. È qui che assistiamo alla rivelazione di nuovi personaggi, ovvero la Divisione Zero, che dovrebbe essere un gruppo di Shinigami più forti del Gotei 13, ovvero la compagnia degli Shinigami. Questi sono incaricati di difendere la divinità Shinigami chiamata Irre. La cosa che un po' mi urta è che questi siano stati presentati come degli Shinigami fortissimi per poi venire pestati dai Watch più avanti. Uno spreco di personaggi, anche se in realtà serviranno ad allenare i protagonisti, quindi dai, il loro poco l'hanno fatto. Infatti grazie all'allenamento Ichigo, Renji e Rukia riusciranno ad avere dei nuovi poteri. Rukia infatti avrà questo Bankai completo dal design veramente figo, forse uno dei miei preferiti se non il preferito. Renji avrà un Bankai totalmente nuovo che sì, non è che mi abbia fatto lo stesso effetto di Rukia, ma comunque interessante da vedere, mentre Ichigo avrà uno sviluppo particolare. Infatti scopriremo qualcosa in più sulle sue origini e sulla sua forza. Infatti scopriremo che lui è il figlio di uno Shinigami e di una Quincy, però questa Quincy aveva subito l'holloificazione e quindi ecco spiegato anche perché Ichigo ha un hollow nel corpo. E dato che questo è un miscuglio di razze mai visto prima, potremmo anche giustificare i suoi progressi sgravati. E comunque grazie alla consapevolezza di se stesso Ichigo riuscirà ad evolvere il suo Bankai e ottenere la sua forma definitiva. Una porzione abbastanza consistente di capitoli viene dedicata anche a Kenpachi, che si rivelerà essere proprio non chi conoscevamo, ma un altro personaggio che si rivelerà molto molto più interessante di quello che si prospettava è Unohana. Infatti scopriamo che Kenpachi è il titolo che viene dato allo Shinigami più forte, anche se questo già lo sapevamo, ma che comunque Unohana era la prima Kenpachi, mentre questo Kenpachi è il secondo. E qui riceveremo anche una rivelazione sul secondo Kenpachi, ovvero che lui si trattiene per mettersi a livello dell'avversario e vedere appunto di fare uno scontro molto più interessante che riesca a appagarlo. Questo però lui lo fa inconsciamente e ciò implica un forte handicap in battaglia. Tra l'altro questo dovrebbe anche spiegare come abbia fatto Kenpachi a perdere contro Ichigo. La vedo una cosa molto 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 forzata. Come spiegazione dobbiamo accettarla, però io non la condivido, sappiatelo. E comunque non ho capito perché uccidere Unohana, un personaggio che grazie alla sua forza sarebbe potuto essere utile nella battaglia decisiva. Però passiamo direi la parte finale, che non è che sia così tanto consistente, perché alla fine sono tutti scontri. Scontri nella quale vediamo altri power up interessanti, come ad esempio quello di Itsugaya, che riesce appunto a ottenere la massima forma del suo Bankai, diventando l'idolo di tutte le fangirl. Rivediamo il ritorno di tanti personaggi, come ad esempio Riruka, ma anche personaggi come Grimmjow, che avevo ipotizzato potesse tornare perché non l'abbiamo visto morire, che di fatto comunque Grimmjow non è che farà grandi cose. Vediamo anche ad esempio il Bankai di Urahara, vediamo un power up per Yoruichi, morti e distruzione, una parte dove è presente azione al 100%. Ewatch risulta potenziato tantissimo e dopo aver fatto il culo a metà dei personaggi esistenti su questo manga viene ingaggiato da Ichigo, ma non solamente da Ichigo, anche da personaggi come Aizen, che fanno il proprio ritorno e aiutano il protagonista nella battaglia finale. Questa cosa di far tornare Aizen in questo modo, secondo me, è stata molto molto interessante, anche se prima già abbiamo avuto qualche panel dove esso veniva citato, o comunque dove
lì si parlava, ma proprio in combattimento è stato molto figo rivederlo. Senza Aizen tutto quanto sarebbe stato perduto, e Watch viene sconfitto poi da uno stratagemma che, oddio, non so se accettare o meno, ma comunque Ishida gli spara addosso una freccia argentata che serve a inibirlo e ucciderlo. Anche se comunque, se non erro, sarà Ichigo a dargli il colpo finale. Quest'arco qui è durato più di 200 capitoli, un arco veramente lungo e a tratti anche complesso, perché comunque ci sono molte cose da capire durante le battaglie, ci sono tante spiegazioni. Finale, come ho detto prima, lineare, con protagonisti che si fanno la propria vita. Io sono sempre contento quando ci sono anche finali di questo tipo, però come anticipato anche prima, la storia non sembra essere finita qui. Quindi vi chiedo, secondo voi questo manga ha funzionato? È stato un bel manga? È stato un manga brutto? Che cosa ne pensate? Magari esprimete una vostra opinione con un commento se vi va, così possiamo confrontarci. E nulla, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, iscrivervi al canale, eccetera eccetera. Io vi saluto e ci vediamo con il Soulcast, che partirà non lo so quando, ma ve lo farò sapere. If you wanna see some action, gotta be the center of attraction. Make sure that they got their eyes on you, like the face that you see on every magazine. You know this is where you gotta be. It must be your destiny. Now you feel like number one, shining bright for everyone. Ok, la smetto.